Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi vi do il benvenuto in questo unboxing a tema Pokémon. Come sapete tutti quanti, venerdì è uscito finalmente anche in Italia Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. Io ho scelto Pikachu perché tra i due è quello che mi sta più simpatico. Apprezzo anche Eevee perché ha molte evoluzioni, però Pikachu rimane il mio Pokémon preferito, o comunque rimane sicuramente tra i miei Pokémon preferiti. Ho acquistato la versione Limited Edition, quindi quella comprendente il gioco e la Pokéball. Probabilmente avrete già visto che ho caricato sul canale alcuni video dedicati a questa serie, la completerò insieme a voi. Spero ragazzi di riuscire a catturare tutti e 151 i Pokémon. In passato mi è già successo, tra pochissimo vi dirò su che titolo di questa serie. Adesso direi ragazzi di mostrarvi il contenuto presente all'interno di questa confezione. Molto molto bella, ho scelto questa proprio perché conteneva già la Pokéball Plus. Infatti se siete interessati ad acquistare il gioco e la Pokéball Plus, vi consiglio di acquistare questa versione, anche perché risparmierete circa, mi sembra, una decina di euro, perché la Limited Edition costa intorno ai 100 euro, il gioco da solo costa 60, la Pokéball costa intorno ai 50 euro. Ok ragazzi, come vi dicevo, all'interno della confezione troverete il gioco, che si può acquistare anche singolarmente senza la Pokéball, e la Pokéball che può essere utilizzata come Joy-Con all'interno di Pokémon Let's Go Pikachu Let's Go Eevee. Praticamente terrete in mano soltanto questo dispositivo. Se deciderete di non acquistarla, comunque potrete utilizzare tranquillamente uno dei Joy-Con presenti all'interno della confezione della Nintendo Switch per giocare. La Pokéball praticamente la utilizzerete in questo modo: con la levetta vi potrete muovere all'interno del gioco e nei vari menu di gioco. Sopra è presente un pulsante che sarebbe praticamente il pulsante B presente sui Joy-Con. Come vedete si illumina e si illuminerà tutte le volte che tenterete di catturare praticamente un Pokémon. A schermo vedrete la lucina gialla e poi la lucina verde accendersi anche qua. Praticamente poi per catturare i Pokémon dovrete semplicemente compiere il gesto di lanciarla, senza lanciarla veramente però, Mi raccomando, è presente anche un cordino. Basta inserire la mano all'interno, stringere per evitare di lanciarla in giro per casa. E inoltre potrete portarla in giro con voi, perché avrete la possibilità di, diciamo, caricare digitalmente all'interno un Pokémon e portarlo in giro insieme a voi. Come vi dicevo, unboxing a tema Pokémon, perché insieme al gioco Pokémon Let's Go Pikachu e alla Pokéball Plus ho deciso di acquistare anche una confezione di carte collezionabili Pokémon a forma di Pokéball. È in metallo, questa Pokéball contiene 3 buste di espansione del gioco di carte collezionabili Pokémon e una moneta Pokémon. Adesso direi di aprire la confezione per vedere che carte troveremo all'interno. Ok ragazzi, eccoci qua, guardate, è bellissima questa Pokéball. Allora, apriamola insieme, se riesco, perché sembrava più facile. Ok, e all'interno sono presenti 3 bustine di Sole e Luna, Guardiani Nascenti, Ombre Infuocate e Evoluzioni. E la moneta è una moneta Pokémon che si può utilizzare con il gioco di carte collezionabili Pokémon. Allora, facciamo che aprire tutte e 3 le bustine. Vediamo cosa ci sarà all'interno. Era da una vita e mezza che non spacchettavo delle carte di Pokémon. Ok, poi dopo ho delle cose da mostrarvi. Non ci credo ragazzi, non ci credo. Queste qui esistevano già ai miei tempi. Ho trovato anche un Electabuzz olografico, un Ductrio, una carta allenatore, legame mentale con Charizard, un Metapod e allenatore legame mentale con Venusaur. Fantastico. No, ma queste qua, vi dico, i disegni che vedete qua c'erano già 20 anni fa sulle carte dei Pokémon. Bellissima questa carta qua. Va bene ragazzi, facciamo che aprire anche il pacchetto Sole e Luna Guardiani Nascenti. Ci saranno 10 carte da gioco all'interno. Vediamo se riusciamo a beccare delle altre carte olografiche. Ok, qui i disegni sono diversi e sono presenti altri Pokémon. Allora, Pancham. Naturalmente all'interno c'è anche il codice per poterle scaricare all'interno dell'applicazione presente su tutti i tablet e gli smartphone. Potete scaricarla direttamente dai vari store digitali. Allora, dicevo, c'è Pancham, Vulpix di Alola,
Chansey, Petilil, questi sono Pokémon però che non conosco, Trubbish, una carta olografica Garbodor, una carta allenatore. Puoi giocare una sola carta aiuto durante il tuo turno prima di attaccare. Probabilmente hanno cambiato anche le regole, perché queste carte qua all'inizio non erano presenti. All'inizio parlo di 18 anni fa. Pozione Max, Clefable e Lampent. Ok, l'unica carta olografica presente è Garbodor insieme a Au, che è un allenatore di Alola. Adesso ragazzi direi di aprire l'ultimo pacchetto, Sole e Luna Ombre Infuocate, altre 10 carte da gioco presenti all'interno. Speriamo di essere fortunati anche qui. Allora, Pampur, Caterpie, Porygon, Soak, Oddish, Palossand. Anche questo è un Pokémon probabilmente che è stato aggiunto recentemente. Tangrowth, che sembrerebbe l'evoluzione di Tangela. Una carta energia acqua, Plumeria, Super Recupero, Guzman e naturalmente un altro codice per poter scaricare un pacchetto di Sole e Luna Ombre Infuocate sull'applicazione digitale del gioco di carte collezionabili Pokémon. Va bene ragazzi, unboxing a tema Pokémon. Adesso volevo passare al momento nostalgia, perché volevo mostrarvi alcune delle carte che possiedo legate al gioco di carte collezionabili Pokémon. Considerate che qui all'interno troverete carte che hanno 15 se non addirittura 18 anni, quindi che uscirono nei primi anni 2000. Allora direi di iniziare subito, partendo naturalmente da quelli più famosi, Bulbasaur, Ivysaur, Charmander. Purtroppo mi mancano Blastoise, Charizard e Venusaur, ma penso che prima o poi li recupererò. Naturalmente fanno parte di diverse collezioni, ai miei tempi c'era per esempio la collezione del Team Rocket. Infatti alcune carte avranno la denominazione Dark, tipo Dark Vaporeon. Un Vaporeon olografico. Guardate che spettacolo. E come vi dicevo, alcune hanno gli stessi disegni che abbiamo trovato all'interno del primo pacchetto che ho aperto oggi. Questa è stata la mia prima carta olografica che ho trovato all'interno di un mazzo che tra pochissimo vi mostrerò. Si parla di fine anni 90, inizio anni 2000. Ci sono naturalmente anche i Pokémon della seconda generazione. Ecco, vedete ad esempio questo Doduo ha la stessa immagine del Doduo che abbiamo trovato all'interno del primo pacchetto che ho aperto oggi. Scyther, Venomon, Venonat. Insomma, c'è un po' di tutto. Questa è una delle mie carte preferite. Guardate che bello il disegno. Il Dark Gyarados. Poi ho anche il Dark Alakazam. Mewtwo, questa carta se non sbaglio veniva distribuita a tutti coloro che andavano a vedere il primo film dei Pokémon al cinema. A me la regalarono per esempio in gelateria, quindi fui molto fortunato. Dark Persian addirittura ne ho due. Una è anche in inglese, una olografica in inglese. Pensate che all'inizio erano introvabili, andavate in edicola e anche l'edicolante non sapeva manco di che cosa stessimo parlando. Poi naturalmente adesso si trovano praticamente ovunque, online addirittura potete acquistare le carte singole. Vedete il Diglett, ha la stessa immagine di quello che abbiamo trovato all'interno del primo pacchetto, i vari Pikachu. Ho anche uno degli uccelli leggendari, Zapdos, anche questo lo trovai in un pacchetto normalissimo che acquistai a parte. Farfetch, mi manca Dragonite, Pidgeot ce l'ho però non è olografico, Undoom, questa è un'altra bellissima carta, e voilà. Però considerate che queste sono solo alcune delle carte che possiedo, ne possiedo naturalmente molte altre. Magari ve le mostrerò in un prossimo unboxing. E questo ragazzi fu il primo mazzo che acquistai dedicato al gioco di carte collezionabili Pokémon, set introduttivo per due giocatori. Come vedete ai suoi anni, e all'interno era presente una carta olografica speciale di Machamp,
un'offerta esclusiva del set introduttivo. Queste ragazze invece sono solo alcune delle bustine di espansione che potevate acquistare all'inizio degli anni 2000. Per esempio, sul mercato c'erano quella dedicata al Team Rocket, dove all'interno potevate trovare Dark Alakazam, Dark Gyarados, vedete? Questi qui sono tutti doppioni. Potevate acquistare le bustine Fossil, che in teoria dovevano contenere Pokémon come Aerodactyl, Omastar, Omanyte, Kabuto, oppure le Jungle, dove era presente Scyther. All'interno di una Jungle trovai per esempio Vaporeon, il Vaporeon che vi ho mostrato prima, quello olografico. E in più, all'inizio degli anni 2000 vendevano anche i tattoo, guardate, questi li ho conservati per collezione, perché oramai non si trovano più sul mercato, sono veramente introvabili. Per quanto riguarda i giochi, invece, nei primi anni 2000 potevate acquistare questi. Il primo che acquistai fu Pokémon Blu, che addirittura non girava neanche sul Game Boy Color, ma sul Game Boy Pocket. Poi acquistai Pokémon Giallo, che mi aiutò molto a completare Pokémon Blu. Infatti Pokémon Blu è l'unico che ho completato al 100%. Ho addirittura all'interno del gioco il diploma di allenatore Pokémon, perché li ho praticamente presi tutti e 151, anche grazie a un amico che mi passò Mew. Poi successivamente, con l'acquisto di un Game Boy Color, acquistai anche Pokémon Argento e versione Cristallo. Questo, ragazzi, è il primo Game Boy ed è il mezzo che utilizzavamo per giocare a Pokémon. Molti di voi probabilmente l'hanno visto soltanto su Google, tramite Google Immagini, perché oramai praticamente è introvabile, o se si trova si trova delle cifre pazzesche. Era piccolo così. Guardate, lo possiedo ancora. Possiedo anche il Game Boy Color, solo che al momento non ce l'ho sotto mano. E vi faccio vedere quanto costavano le cassette dei primi Pokémon. Costavano 35,90 €, ovvero 850.209 lire, 205 o 209 lire. Lo acquistai addirittura ancora all'Esselunga, perché non c'era ancora il GameStop in Italia. Dopo alcuni anni di pausa, perché considerate che poi dopo la terza generazione avevo perso un po' di interesse per i Pokémon, perché comunque stavo crescendo, avevo altri interessi, decisi di riprendere in mano il brand acquistando Pokémon Y. Di Pokémon Y ho completato la storia, non li ho catturati tutti quanti, perché ho scoperto poi che erano presenti all'interno del gioco circa 600-700 Pokémon. Art Academy, dove praticamente potete imparare a disegnare i Pokémon. E poi, per collezione, decisi di acquistare Pokémon Rubino Omega. Su PC giocavo a Zaffiro e Pokémon Sole. Di entrambi, diciamo che ho fatto le prime 3-4 ore di gioco, non sono andato oltre perché comunque mi sono poi dedicato ad altro, però li possiedo più che altro per collezione. Va bene, ragazzi, direi che possiamo terminare questo video unboxing dedicato ai Pokémon qua. Questa è tutta la collezione che possiedo dei giochi per Game Boy Pocket, Game Boy Color e 3DS/2DS dei Pokémon, compreso il Game Boy Pocket. Quando salterà fuori anche il Game Boy Color ve lo mostrerò, e vi mostrerò l'attestato che possiedo all'interno di Pokémon Blu. Come sempre, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo video unboxing, sempre qui sul mio canale YouTube. Alla prossima, ragazzi!